Che ti succede? Quello che è successo? L'hai fatto? No, Franco, no, quella ragazza sta male, è ossessionata, scorda. Ma tu non sei uscito con lei? Ci sono uscito solo un paio di volte prima di conoscerla. Ascoltami, la chiami. La chiami e le dici che è tutto a posto, così io ho fatto la mia parte e tu fai la tua vita con mia cugina. È per salvare l'azienda. Bernardo, chiamala per favore. Franco, mi devi perdonare, ma no. Dammi il telefono. No, fermati. Io ho aiutato te e tu ora la devi chiamare, forza. Dai. Ciao, Nadia. Sono Bernardo. Ci possiamo incontrare? Va bene, d'accordo. Ti accompagno. Delfina, vieni, siediti. Ecco, ancora un passetto. Ancora sì, un passetto. Ancora uno. Ci siamo quasi. Ecco qui, perfetto. Ci siamo. Delfina, quando starai bene, noi dovremo parlare. Io sto bene, dimmi, chi c'è? Bene, io, tu... Io, tu, tu, io... Dimmi. Chiedimi quello che vuoi. Che vuoi dire? Chiedimi quello che vuoi, oro, gioielli. No, ma cosa... No, Max! No, davvero. Ma che dici? Così mi offendi, chiedimi no? Chiedimi quello che vuoi, io ho terreni, isole. Il mio castello è in Cricoria. No! No, no, io capisco che tu mi sia riconoscente, lo capisco, ma... Infatti ti sono riconoscente, però forse non basta. Come non basta? Non basta. No, non capisco. Io ho fatto una promessa solenne. Uh-huh. E voglio mantenerla. Ho giurato che se mia madre si fosse salvata, ti avrei dato qualunque cosa. No. Chiedimi quello che vuoi e io con tutta la mia anima esaudirò ogni tuo desiderio. No, no, non offendermi, no, io quello che ho fatto per tua madre l'ho fatto disinteressatamente, no, no. No, ascoltami tu, vedi, io devo mantenere la mia promessa. Se io non ti do quello che tu vuoi, mia madre potrebbe avere una ricaduta. Potrebbe morire. Non essere superstizioso, Massimo, no. Per favore, non succederà niente. Andrà tutto bene. Non è superstizione, Delfina. No? No. Vedi, le tradizioni del mio popolo vogliono che un favore si ricambi con un altro favore. Questa è la nostra legge. Capisci? Sai una cosa, Massimo? Ti sarò del tutto sincera. Rispetto le tue tradizioni, però io ho la mia morale. Io, in verità, c'è una cosa che vorrei, ma non è il momento. E soprattutto non questo è il modo. Delfina, tutto a posto? Come ti fa male? Dimmi, aspetta. Delfina! Sì! No, vado da sola, grazie! Mi metti in un bel guaio, Franco, so quello che ti dico. Non succederà niente, è solo un favore quello che ti chiedo. Devi vederla, tranquillizzarla e basta. Ma non capisci? Nadia è pazza. Quando si mette qualcosa in testa non ha limiti, non lo farò. Questo lo so, perché pensi che te lo chieda, Bernardo? Eccola, sta arrivando, guarda. No. Calmati, cambia faccia, perché se ti vede così sembra che ci vai controvoglia. Dai. Ok, lo faccio perché ti devo un favore. Quindi favore per favore. Certo, favore per favore, vai. Ho sentito male o Bernardo ha detto che ti deve un favore? Che deve fare per te il mio ragazzo? Niente, che deve fare? Niente. Non fare il finto tonto e dimmi che mi state nascondendo voi due. Possibile che non ci sia un adulto responsabile che metta sulla giusta strada questi selvaggi? Mi scusi, in genere quando torniamo da scuola ci sono sempre. Dovrebbe esserci sempre qualcuno, perché voi siete terribili. Voglio un responsabile! Che succede? Chi ci ha fatto male? Io sono ferita nel profondo del cuore. Chiami un medico! Un medico? La polizia dovrei chiamare, o un riformatorio dovrei chiamare. Dov'è il tutore? Sta lavorando, però sono io il responsabile. Ah, no, caro, questo è gravissimo. Questi ragazzi sono soli, abbandonati. Non mi obbligate a denunciare questa situazione davanti a un giudice. Non fatelo! In fila, tutti e quattro.
qualcuno mi dica cosa... cosa è successo? Guerra di vernice tra Thomas e Tiago. Ha cominciato Thomas. Ma Tiago! Andate a fare l'ultima merenda della vostra vita, perché quando... quando Massimo ritornerà, lei vi ucciderà! Ora andatevi a cambiare, via! Andate! Andiamo, Tiago. Thomas, ti ho capito. Ti piace Roberta e non glielo vuoi dire. Ma che stai dicendo? Martin, Martin, non so quello che mi succede. Che faccio? Me lo dici o no che nascondete tu e il mio fidanzato? E va bene, è un favore che mi deve, niente di più, basta. Franco, non sono scema. Voi due state facendo qualcosa di strano, la vuoi sapere una cosa? Se lo scoprirò, saranno affari tuoi. Tanto lo so che lo stai coprendo, avanti, parla. Vabbè. Senti, Olivia, se sei così nervosa per il tuo fidanzamento, non è colpa mia, va bene? Ma che dici? A me sembra che l'unico nervoso per il mio fidanzamento sia tu. Ah, io? Mm-hmm. Ti prego di non dire sciocchezze. La verità è che non vedo l'ora che ti fidanzi e che te lo sposi il tuo Bernardo. Sai una cosa? Io non vedo l'ora di fidanzarmi e di sposarmi con Bernardo e io sì, non voglio sì, che qualcuno no. mi dica bugie. Come no? Ah, attenta! Ah. Stai bene? Io... sì. Perdonami per quello che ti ho detto. Non volevo... No, Franco. Perdona tu me. Perdonami. Senti bene e prendi nota. Con me non gioca nessuno. Prima mi racconti la favola che lasci la tua fidanzata e ora scopro che stai facendo il doppio gioco. Ti giuro che ci ho provato, Nadia, ma non ho potuto. Ho bisogno di più tempo, capisci? Più tempo? Ma mi stai prendendo in giro? Quanto tempo devo aspettare ancora? Ascolta bene, caro, disdici il fidanzamento oggi stesso o io faccio un macello. Li prendo io, li prendo io! Non importa, fermati, Nico. Davvero, io non capisco. Che avrà voluto dire la signora Domenech con denunciare questa situazione? Giustamente questo andrà a dire al giudice che voi rimanete soli, ecco, sì. No. Mi piacciono i biscotti con cioccolato bianco. Aspetta, aspetta, Nico, se si rende conto che non sei Massimo, che facciamo? Non se ne accorgerà. Tu dammi retta. Stai un po' attento. No, no, questa non la distruggo, la distruggo, la distruggo. Salve, direttrice Domenech. Sì, sì, sono il conte Massimo Augusto Calderon della Hoyach. Sì, scusi, scusi per il mio tono di voce, ma ho un po' di mal di gola con questi cambi di tempo, caldo, freddo. Bene, sì, sono al corrente della situazione, davvero sono molto, molto dispiaciuto, sono pronto a prendermi la responsabilità dell'accaduto. Quello che succede è che Flor consente molto, non dà limiti, no. Gli mette pochi limiti, però alcuni li mette. Io sono molto più rigido. Con chi stai parlando? Il fatto è che mi hanno educato con un grande rigore, perché un giorno sarò re della mia patria. Ma è impazzito! Come? Cosa dice? Noi la dobbiamo cacciare? Beh, la ringrazio, arrivederci. Adesso mi spieghi subito che cosa è successo. Con chi parlavi? Devi darmi una spiegazione, perché altrimenti l'unico destino che vi aspetta sarà la forca o la ghigliottina. Che è successo? Chiedilo a Roberta. Roberta, vieni qui. Siediti qui, tesoro. Che è successo? È successo che Thomas ha avuto un attacco di furia, è diventato pazzo e ha macchiato tutta la scuola con la pittura e anche la direttrice. Thomas? Sì. Oh, poverino. Ah, figlio, che bello tornare a casa. Tenetemi forte, se sei qui, mamma. Sana e salva ancora una volta. Sì, stava per diventare una tragedia, ma si è trasformata in una festa grazie a mia figlia. Ma Mina cara, anche tu avresti fatto lo stesso, no? Tutta rimessa a nuovo, contessa, dopo tonazione di figlia di signora Malala. Ha un'ottima cera. Non sembra che l'abbiano operata, contessa. Invece è stata operata, un intervento molto delicato. No, non spiegargli niente, perché ha un solo nervo. Adesso andiamo a riposare, mamma. Spiritosa. Buon riposo. Grazie. L'accompagno io, Anna. Sei impazzita! Sei stata appena operata! Sta giù! Evaristo, Greta, accompagnate mia madre. Delfina. Sì. Delfina, anche tu devi riposare. Ah, sì, è meglio. Beh, scusa se insisto, però... No, per favore, non dire niente.
sei molto buono, oh, però sì. Non ho bisogno di niente. Pronto? Mm-hmm. Dottore, come sta? Quale dottore? Il nostro medico di famiglia viene a visitare la mamma. Ah,